Torna Shakespeare sotto le stelle. Il Silvano Toti Globe Theatre ha presentato la stagione estiva. Sfida tra rock band emergenti sul ring dell'Hard Rock Café di Firenze per la finalissima del concorso Battle of the Bands Italia. Esce nelle sale il drammatico La gelosia di Philippe Garrel. L'autrice della settimana è Francesca Baldacci, che ci parla del suo Vacanze da Tiffany. Ben ritrovati ad una nuova puntata del Musa TV. 103 scatti memorabili e pieni di pathos è Yann Arthus-Bertrand, La terra vista dal cielo, la mostra ospitata a Milano al Museo di Storia Naturale fino al 19 ottobre. Yann Arthus-Bertrand, La terra vista dal cielo, è il titolo della mostra dedicata all'opera del fotografo e ambientalista francese Yann Arthus-Bertrand, ospitata al Museo di Storia Naturale di Milano fino al prossimo 19 ottobre. Promossa e prodotta dal Comune di Milano in collaborazione con Silvana Editoriale, l'esposizione è a cura di Gabriele Accornero e Catherine Arthus-Bertrand. La mostra è un racconto in immagini del nostro pianeta attraverso 103 fotografie a colori, di grandi dimensioni che fanno parte del più ampio progetto La Terra vista dal cielo, La Terre vue du ciel. Un inventario dei più bei paesaggi del mondo fotografati dall'alto, con lo scopo di testimoniarne la bellezza e di preservarla attraverso un costante lavoro di monitoraggio dei luoghi. Dagli oceani alle vette delle montagne, dalla savana africana ai ghiacciai antartici, dai crateri vulcanici ai deserti africani. Questi scatti attestano un profondo rispetto ed amore per la terra, tanto da essere diventate delle immagini simbolo, come il celebre cuore di Vaux in Nuova Caledonia. Non so se sia amore per il pianeta e basta, credo piuttosto sia amore per la vita intera e quindi anche del pianeta. È vero che attraverso queste fotografie ho cercato di trascendere la bellezza della Terra. Ho voluto fare un lavoro sulla Terra, sui suoi cambiamenti climatici. È un lavoro che mi ha trasformato perché ho scoperto la bellezza del nostro pianeta, dell'uomo su di esso, e ho riscontrato tutto ciò che gli esperti dicevano. Le fotografie esposte sono il frutto di un lavoro durato oltre 20 anni, durante i quali Arthus-Bertrand ha sorvolato i 5 continenti con l'intento di documentare i cambiamenti in corso e l'impatto dell'uomo sui territori, sensibilizzando il maggior numero di persone sull'importanza di uno sviluppo sostenibile. Questo è un lavoro iniziato nel 1992, durante la prima conferenza di Rio, la prima volta in cui realmente i capi di Stato si sono uniti tutti insieme per parlare di ecologia. È incredibile pensare che una presa di coscienza su questo tema sia avvenuta solo 22 anni fa. Siamo tutti responsabili del pianeta. Sono certo che tutti capiscono bene quello che voglio dire. Non ho altri consigli se non questo. Tout le monde comprendra très bien ce que je veux dire. J'ai pas plus de conseils à donner que ça. Torna Shakespeare sotto le stelle. Il Silvano Toti Globe Theatre, immerso nel verde di Villa Borghese, ha presentato la stagione estiva. Abbiamo sentito il direttore artistico Gigi Proietti. Tante tantissime maschere, delle chiavi, il teschio di Amleto con una scritta in dialetto. È l'atmosfera che si respira dietro le quinte del teatro elisabettiano, complice la sagace romanità di Gigi Proietti, che sul palco con il sindaco della capitale, Ignazio Marino, presenta il cartellone. Da Romeo e Giulietta, a Sogno di una notte di mezz'estate, ai nuovi allestimenti di Pene d'amor perdute e molto rumore per nulla, ma Shakespeare è ancora un autore moderno? Moderno non lo so, ma contemporaneo sicuramente. Nei teatri non c'erano molti Shakespeare in generale in Italia, dando invece delle letture più rispettose delle strutture drammaturgiche, e poi il pubblico le riceve, le accetta sotto, i giovani proprio urlano, e quindi dico sotto perché sotto si paga di meno. Torna anche una politica dei prezzi contenuta, con sconti per le coppie, anche se, scherza Proietti, lo sappiamo, molti si fidanzano in realtà al botteghino. Dal palco annuncia poi con orgoglio la presenza di una delle figlie, Carlotta, allo Shakespeare Fest, una rassegna di corti. È a lei che va l'ultima parola. Sì, sono la figlia, così dicono. Ci ha lanciato questa cosa, ha detto, ma insomma, Shakespeare, ma che ne pensano i giovani? È un po' come in scena, è di fatto un vulcano di idee, di energia, è un ragazzino.
una vera e propria sfida tra rock band emergenti e quella disputata sul ring dell'Hard Rock Café di Firenze per la finalissima del concorso Battle of the Bands Italia, vinta dal gruppo milanese El Santo. È stata una grande festa della musica rock emergente, la finalissima di Battle of the Bands Italia, tenutasi venerdì 27 giugno presso l'Hard Rock Café di Firenze. Nata dalla collaborazione tra Hard Rock Café e Virgin Radio, Battle of the Bands ha visto la partecipazione di 400 gruppi. Quattro finalisti esibitisi nella serata fiorentina davanti ad una giuria di addetti ai lavori, tra cui il cantante Piero Pelù e il direttore marketing di Hard Rock Café Europa, Mark Harry, che ha spiegato l'impegno del suo brand in favore della musica emergente. L'impegno di Hard Rock Café in favore delle band emergenti e della nuova musica è stato incredibile. È stato fatto parecchio attraverso programmi come Hard Rock Rising, Hard Rock Rising on the Road ed il concorso Battle of the Bands che si è tenuto questa sera. Significa supportare la nuova musica attraverso i cimeli del rock, i video musicali. Ora vediamo anche che il nostro brand, dopo oltre 40 anni di attività nel mondo del rock, è diventato leader nel supportare la musica emergente. Vincitori dell'edizione italiana sono i risultati milanesi El Santo, che potranno esibirsi il 12 luglio al mega concerto di Piazza del Popolo a Roma, coronando forse il sogno di diventare rockstar. Ci saranno 50.000 persone a Roma. Una certa emozione. Il vostro pubblico abituale, insomma. Il vostro pubblico abituale, hanno già... Aspetta, quando eravamo in camera nostra, ci immaginavamo che il nostro pubblico abituale fossero almeno 50.000 persone, no? È giusto? È un sogno che si avvera. It's gonna be incredible. Sarà incredibile. Abbiamo spostato l'evento da Londra a Roma e invitiamo tutta la città di Roma a unirsi a noi. Sarà un evento davvero incredibile. Visitors and tourists to come down and join us for it. It's gonna be incredible. Nuovo disco di inediti per Mario Castelnuovo, che con Musica per un incendio si conferma musicista lontano dai cliché. Una cavalcata di 12 brani che viaggiano senza tempo, con forza e delicatezza. Innamorati con i capelli bianchi, ridono a bassa voce e vanno via. Mario Castelnuovo canta l'amore fra due anziani, facendone delicata poesia e uscendo dallo schema miope che consegna la passione solo alle altre età della vita. Romano, esponente storico della canzone d'autore, impresso nella memoria sin dal suo esordio a Sanremo nell'82 con la canzone di successo Sette fili di canapa, è un musicista che rifugge la ribalta e si offre alle luci del palcoscenico giusto il tempo necessario a far ascoltare le sue creature in note e parole. È vero che gli artisti in realtà sono come dei bambini. E forse, chissà, proprio questo vivere un po' rintanato gli consente di guardare la vita senza architetture mentali precostituite. Sono stato fortunato ad avere due genitori che mi hanno insegnato molte cose, anche nella loro semplicità, ma soprattutto mi hanno insegnato che non ci sono anagrafi dentro di noi. E quindi, per esempio, io ho sempre avuto amici molto più grandi di me, stranamente, e ho capito che non ci sono età, non c'è età per l'amore, non c'è età per l'amicizia. Esistono dei giovanissimi assolutamente spenti e esistono degli anziani che sono davvero musica per un incendio. C'era scritto su anni l'amore. E Musica per un incendio è infatti il titolo eloquente del suo ultimo disco, 12 brani, tutti imprevedibili, aperti da Annie Lamour, con cui Mario Castelnuovo omaggia De André, sperando che possa essere una bocca di rosa di questi anni. Ora e per sempre. Un brano in cui volo etereo e istinto terreno si fondono. Annie Lamour ha un linguaggio, se vuoi, carezzevole, poetico, anche spirituale sotto molti aspetti, e al tempo stesso carnale, sensuale, sessuale, perché credo che le due cose non possano essere disgiunte. Dopo tanta vita di impegno serio, l'ultimo pensiero è una rosa. E passiamo al cinema. Esce nelle sale il film drammatico La gelosia di Philippe Garrel. Sei qui? Sì. Arriva nelle sale italiane il drammatico La gelosia, diretto da Philippe Garrel e interpretato tra gli altri da Louis Garrel, Anna Moglalis e l'italiana Emanuela Ponzano. Un trentenne vive con una donna in una modesta abitazione. Ha una figlia, frutto di una passata relazione con un'altra donna. È un attore di teatro molto povero, follemente innamorato della sua compagna, un'ex star ormai decaduta. È la tua fidanzata?
È lei? Sta buona. Buongiorno. Buongiorno. Se un giorno ci tradissimo, pensi che ce lo dovremmo dire? Sei davvero complicato. Perché tu non vorresti saperlo? Ti sto chiedendo di amarmi e di credere in noi. Lui tenterà in ogni modo di trovare un nuovo ruolo a teatro e ottenere finalmente una stabilità economica. Ma la sua compagna finirà per disprezzarlo a causa dei suoi continui fallimenti lavorativi, fino al punto di lasciarlo. Lui tenterà allora il suicidio e rimarrà da solo in ospedale col solo appoggio della sorella. Io voglio restare viva fino al giorno in cui tutto sarà veramente finito. E adesso vediamo il box office dello scorso fine settimana. Resiste ancora in testa Maleficent, il film con la strega Angelina Jolie, incassa altri 445.934 euro. Al secondo posto, Tutte contro lui, il film americano di Nick Cassavetes, esordisce con 338.143 euro. Altra new entry, al terzo posto, Big Wedding, la commedia con un cast stellare che incassa 238.000 euro. La nostra autrice della settimana è Francesca Baldacci, che ci parla del suo Vacanze da Tiffany. La storia di una ragazza che è stata lasciata dal suo fidanzato, che reagisce in una maniera piuttosto brusca perché lei ha un carattere molto impetuoso, poi però decide di voltare pagina e di staccare da tutto il resto e cercare un posto che possa permetterle appunto di riguadagnare la fiducia in se stessa, in seguito anche dei sentimenti, ma per il momento non è contemplato da parte sua. Succederà proprio in questo posto, che si chiama Tiffany ed è un albergo sulla riviera marchigiana, ed è questo il punto comune tra il film e il romanzo, cioè un posto che possa far sentire la protagonista del romanzo, Angie, come Holly, tutte e due a Tiffany. Per Holly era la gioielleria, per lei sarà questo albergo, un posto che la faccia sentire felice, serena, con la voglia di credere ancora in se stessa e di rinascere, insomma. E restiamo in tema di libri per dare uno sguardo alle novità in libreria. Giorgio Boe vive a Milano, in un modesto appartamento con un cognato playboy, un nipote adolescente con aspettative alte e pantaloni bassi e una sorella costretta a fare da mamma a tutti e tre, fino a quando un ciclone non si abbatte nelle loro vite. È Un uomo allegro di Marco Cassardo. Violenza sociale e omofobia. Il racconto sofferto dell'infanzia di Eddie Belguel, oggi Edouard Louise, in quello che in Francia è diventato subito un best seller. È Il caso Eddie Belguel, scritto dall'autore a soli 19 anni. Il racconto poetico di un'infanzia in una famiglia operaia di Udine, ma soprattutto la storia del padre Mario, emigrato in Australia dal 1960 al 63 come bracciante agricolo, poi rientrato per lavorare in fonderia con l'incubo degli incidenti sul lavoro. Pia Valentinis scrive Ferriera. E adesso passiamo ai principali appuntamenti con il teatro e la musica. Inaugurano il 6 luglio i concerti nel Parco a Villa Panfili di Roma, con la celebrazione dei 30 anni di Paolo Fresu Quintet. In quest'unica data a Roma, il grande trombettista rende omaggio alla formazione dei suoi esordi, punto fermo del suo variegato percorso artistico. Dal 19 luglio al 12 agosto, nella straordinaria cornice del Parco Archeologico di Borgia, prenderà il via la 14ª edizione di Armonie d'Arte Festival. Tra le opere presentate, L'ultima notte di Scolacium, con musiche originali di Nicola Piovani e la partecipazione straordinaria di Gérard Depardieu. E adesso vediamo i principali appuntamenti culturali della settimana. Passaggio a sud-est dell'artista Salvo Galano inaugura sull'isola di Ponza, per la prima volta nella storia delle esposizioni fotografiche, un nuovo format espositivo dedicato al mare. La mostra è infatti installata in acqua ad una profondità di circa 3-4 metri e si costruisce su un percorso espositivo circolare di 28 immagini. Al Museo Diocesano Tridentino di Trento, fino al prossimo 10 novembre, la mostra Infinito Presente, elogio della relazione. Con questa esposizione il museo estende per la prima volta la produzione artistica contemporanea, la riflessione circa il senso dell'immagine sacra nella società odierna. E questa era la nostra ultima notizia. Il Museo TV, come sempre, torna la prossima settimana. Se volete rivedere i nostri servizi, basta andare sul sito adnkronos.com e cliccare sotto la sezione Multimedia. Grazie per averci seguito. Arrivederci.
Grazie.